di Opera San Francesco non abbiamo l'ambizione di nutrire il pianeta, ma da più di 50 anni nutriamo persone che provengono da molti paesi. L'Opera San Francesco accoglie ogni giorno circa 2.800 persone bisognose ed offre loro un pasto completo, caldo, sia a pranzo che a cena. Buongiorno signora. La differenza fondamentale tra un ristorante e la nostra mensa sono anche i numeri. Mentre in un ristorante si fanno all'incirca un centinaio di persone, noi qui ne facciamo a servizio 1.500. Questa padella sono 50 porzioni. È un servizio che funziona grazie alla presenza quotidiana di tanti volontari generosi. Avevo fatto domanda per entrare, ho aspettato un po' di mesi, devo dire, 6-7 mesi. Pensavo non mi chiamassero più. Questo è stato bello perché da quando avevo deciso di farlo a quando poi mi hanno ammesso qua è cresciuta in me questa voglia di farlo ancora più forte. Buongiorno, buon appetito. Prego. Le mie motivazioni sono veramente intime, personali, un po' difficile dirgliele, però so che poi strada facendo hai molte risposte perché l'hai fatto. Soddisfazioni maggiori che si possono avere a lavorare qui è quando il nostro ospite viene a ringraziarci per quello che facciamo per loro e anche per la qualità del prodotto. Tanti sguardi, tanti volti, tanti sorrisi, tanta rabbia. Il momento difficile lo è veramente per tutti e noi qui in mensa ce ne rendiamo conto. Abbiamo registrato nel corso degli ultimi anni un aumento della presenza di cittadini italiani, in particolare di padri separati. Stando qua e uscendo fuori ti accorgi di quanto devi ringraziare. A Milano da mangiare non manca mai. Io la gente che vedo con il cartello fame. Perché si mangia bene. Io mi accontento. Chi si accontenta gode. Mi sento a casa. Ma sono tutte brave qua. Io lo frequento dal 2000-2001 mi sembra, adesso non ricordo bene. Sono più o meno 2 anni. Io da tempo vengo qua. Lavoravo e venivo qua. Io ho perso il lavoro nel 2000. Ho lavorato 10 anni in questo benedetto paese. Per un anno con i soldi che ho messo da parte sono andato avanti, ho pagato l'affitto, luce, gas, tutti i soldi, dove vado? Mi piaceva anche il lavoro che facevano, tipo il coso dove si mette il vassoio, no? Di acciaio, no? Lo facevamo noi a cornate, no? Cornate d'aria. Il primo giorno che sono andato in mezzo a una strada qua a Milano, cioè, uno non sa dove sbattere la testa. Quando ho smesso di lavorare mi è successo l'aneurisma, no? Dal nervoso che io non riuscivo a rientrare a lavorare. Io della vita che sto facendo non mi posso lamentare. No, io dormo su un treno, ho un cartello qua dentro lo zaino, lo porto sempre dietro, perché diciamo sono il razzista del mio lavoro. Cioè non è che ho messo solo in italiano perché sono razzista. In tutto il mondo ci sono persone cattive e buone. Io ho seduto e mi vedo un ragazzo tunisino che mi chiama così. Io mi sono alzato e vado là a vedere cosa vuole. Sono entrato nel negozio e mi ha dato la mano e ho sentito che in mezzo alle due mani c'era qualcosa, un pezzo di carta, una banconota. Però non sapevo se era da 5, da 10. Ho fatto così e ho visto 50 euro nel taschino. Però mi sembrava un po' troppo spesso come 50 euro. Due pezzi da 50. Questa cosa qua non la dimenticherò mai, la porterò sempre in un porto. Linda piangere. E lì la bella cosa di questo posto qui, Dio mio, le culture unisce, le persone unisce. Giusto, vero? Cosa c'è di più del stare con questo qui? Non lo conosci, però è tuo, è tuo. Non l'hai conosciuto, non è cresciuto con te, però l'hai conosciuto qua ed è tuo, è un amico, Dio mio.